Buonasera da Marco De Luca e benvenuti alla TG Nord. Al termine della giunta regionale odierna, il presidente Roberto Maroni ha tenuto una conferenza stampa per spiegare i temi trattati durante la riunione. Vediamo allora uno stralcio a cura della nostra inviata Ilaria Tettamanti. Io voglio solo riferirvi di due delibere che hanno preso. Una è quella che avevo annunciato, cioè la nomina dei commissari da Deale. La votazione, diciamo così, tecnica del provvedimento da prendere. Sono commissari che dureranno in carica pochi mesi, non oltre il 31 dicembre, probabilmente molto prima si apriranno, perché la legge che abbiamo approvato come giunta è già in consiglio. Mi auguro che venga approvata e impiegata, quindi sono pochi mesi e per cui il criterio che mi è parso più opportuno è quello della continuità rispetto alla situazione attuale. Temo che la situazione dell'area di Milano sia molto grave, con un buco accertato di 26 milioni di euro sui 30 complessivi, che richiede un intervento di verifica accurata della condizione che ha portato a questo buco e che il Comune di Milano debba essere coinvolto, perché è utile per me che il Comune di Milano partecipi a questa azione di attività. Il terzo componente è Maria Pia Redaelli, che è una dipendente della Regione, si occupa di conti e quindi è la persona giusta ed ha maturato un'esperienza come direttore generale dell'ABER proprio nel campo specifico. Tutti gli altri nominativi, ripeto, sono i presidenti uscenti. Ah, l'altra eccezione è che le due aree del Paese Costorsizio sono state riunificate dal presidente Mauro Galli, di quello di Paese. Quindi rimangono in carica i presidenti uscenti, con le eccezioni che vi ho detto, con le motivazioni che vi ho dato, e la concentrazione però è sull'area di Milano per capire come fare per azzerare questo buco. Questa decisione credo che sia quella più coerente con il progetto che la Giunta ha approvato di trasformazione delle 13 ALER in un'agenzia unica regionale che gestisca il patrimonio immobiliare pubblico. Ci sono tanti vantaggi in questo: la riduzione del numero di poltrone da 130 a 3, con l'unica società, ma soprattutto la massa critica di tutto il patrimonio diventa così consistente da essere attrattiva per gli investimenti di fondi nazionali ed esteri. Ho avuto modo di verificare questa possibilità con operatori bancari e finanziari, con banchieri e operatori finanziari, quindi anche questa prospettiva è interessante perché serve a valorizzare l'enorme e ingente patrimonio di proprietà pubblica che Regione Lombardia. La seconda delibera è una delibera che abbiamo preso che sposta e sospende l'attuazione della delibera dello scorso anno che ha di fatto introdotto il ticket, quelli che sui giornali sono stati ricordati come i nuovi ticket in vigore dal 1 di giugno di quest'anno. Con questa delibera sospendiamo quella delibera di giunta del 28 dicembre 2012 fino al 31 dicembre. Quindi per quest'anno le prestazioni previste in quella delibera non saranno soggette a ticket. Quelle pochissime prenotazioni che ci sono già state dall'inizio di giugno sono poche, saranno rimborsate, ma da qui a fine anno non saranno soggette a ticket. È una delibera importante, vale 1,2 milioni di euro che saranno messi a copertura nella variazione di bilancio, legge che è già all'attenzione del Consiglio regionale. È importante non tanto per il valore economico della delibera, ma perché rappresenta un'inversione di tendenza. È l'inizio di un processo di revisione dei ticket. Noi vogliamo arrivare, con la fine della legislatura, a ridurre e possibilmente azzerare il ticket, perché la Lombardia è una regione virtuosa, va bene, però non possiamo continuare a mettere ticket sulle prestazioni sanitarie per finanziare la viziosità di altre regioni. Quindi è una questione importante, in principio. Ho
oggi comincia un percorso che passerà attraverso una serie di valutazioni che faremo nei prossimi mesi sulla struttura complessiva dei ticket nella sanità lombarda. Per fare questo, nei prossimi giorni nominerò una commissione di valutazione che sarà guidata da Umberto Veronesi, che avrà tra gli altri compiti anche quello di dirci, di farci proposte sulla riforma complessiva del sistema sanitario lombardo, alla luce di questi nuovi presupposti, cioè la sanità va bene rispettare i patti, va bene rispettare, però se lo fanno tutte le regioni, non può essere solo sempre la Lombardia, la regione più virtuosa che paga per tutti.